Ciao a tutti! Oggi vediamo come realizzare orologi da parete in legno con dei kit per meccanismo di orologio. Qui vediamo questo kit che è composto di tre meccanismi e tre tavolette ovali preforate in compensato, hanno uno spessore di 3 mm e qui vediamo alcune ipotesi per realizzare degli orologi. In particolare sono stati pirografati con dei soggetti trovati su degli stencil. I disegni che vediamo qui sono solo un esempio, potrebbero essere anche fatti con colori, vernici, a spruzzo oppure anche con decoupage o altri sistemi di creatività. Ora vediamo come si monta il meccanismo. Si inserisce il perno all'interno del foro. Prima di tutto occorre mettere una rondella in gomma che è compresa nel kit, poi appunto inseriamo il meccanismo, una rondella dorata in metallo e poi si avvita il dado. Ora il meccanismo è stato perfettamente fissato, non serve colla. Si inseriscono le lancette partendo da quella delle ore, a pressione, spingendo sul perno centrale. Poi la lancetta dei minuti e infine la lancetta dei secondi. Si posizionano tutte e tre le lancette sulle 12. E poi si va a posizionare ogni lancetta sull'orario corretto. In questo caso sono le 4:05. A questo punto manca solo la batteria che andiamo ad inserire sul retro all'interno del abbiamo il nostro orologio fatto a mano su legno, in questo caso pirografato, ma potrebbe essere anche fatto con un'altra tecnica. I nostri meccanismi sono tutti meccanismi di qualità, certificati, garantiti per essere affidabili e precisi nel tempo. Qui vediamo ad esempio un disegno fatto con degli uccellini, potrebbe essere utilizzato per un anniversario con anche la personalizzazione magari della data e dei nomi. Ecco anche un kit pirografo che abbiamo noi di ottima qualità, fatto in Germania, dotato di 9 punte. E questo è un pirografo base proprio per cominciare a fare piccoli lavori come quelli che stiamo vedendo. A seconda della punta che si utilizza si avrà un tratto più o meno largo. Ecco qui anche gli stencil che ho utilizzato per fare questi disegni. Prima si fa il disegno a matita e poi si ripassa con il pirografo. Sono degli stencil di qualità, flessibili, resistenti, lavabili e possono essere anche utilizzati con colori, vernici, a spruzzo, su qualsiasi materiale. In questo caso li utilizziamo sul legno. Se vi è piaciuto, se vi interessa, andate
a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com, sul quale potrete trovare i meccanismi per orologi, gli stencil, i pirografi e molto altro. Vi ringrazio, arrivederci, alla prossima!